faccio fare l'idea, non trovo pace. Io sono male, sono troppo male, perché è morto un braccio a me. Che è morto un colpo colpo, l'unica pace. Non l'ha sofferto. Mamma ha finito di lavorare, guarda che ci dico, sono tutti a me, a Royama. Noi siamo andati fuori da Sasà, abbiamo parcheggiato la macchina di fronte a Sasà. Siamo scesi dalla macchina e ci siamo messi al tavolino, ma all'istante che Pio si è mosso da vicino a me, si è seduto dietro a quella sedia, quell'istante lì è successa una sparatoria. 3-4 su, peggio 3-4 colpi, ma in mezzo a 50 cristiani, non capisco come ha fatto arrivare una botta qua. Questa è la prima cosa che hai visto? Ho visto a lui che mi chiamava Carlo, Carlo. Si è girato, io ho provato di tutto, cioè ho tirato la lingua fuori, ma non ce la facevo. Fino a qua mi sono bloccato. È morto in braccio a me. Carlo, Carlo, e mi ha abbracciato. Quando ho alzato la maglietta, l'ho alzata, c'era un buco, un foro. C'era un foro a fianco qui, ma ti dico a te, era piccolo come un buco di un orecchino. Una sparatoria, io ho visto una sparatoria a 20-30 metri di fronte. Non era un ragazzo molto grande, su per giù, forse 19-20 anni. Pio non ha fatto nessuna lead e io non ho manco sentito a dire ragazzi che dicono wow, Pio ha fatto una tarantella 2 anni fa con Kill. Pio no, Pio non ha fatto mai tarantelle con nessuno, era contro. Io ogni giorno Pio, che vita è merda, magari è sta vita, perché noi abbiamo visto cose bruttissime nella vita. Piaceva la pizza, ci piaceva aprirci una località nostra. Qui viviamo nella merda, scusami, ma qua viviamo così noi. E io poi quando mi è successo domenica questa cosa, io ci ho capito il significato della vita, che significato te? Per me la vita è proprio inutile, capisci? E chi si mangiava rosso poteva mettere paura a te, già tenere una pistola in da sacca, è inutile. Lui dormiva con me anche. Stava mio fratello a casa, lui era insieme a mio fratello, era insieme a mamma. Io a P non mi scordo più, se non c'era più un'attività, io la giravo dopo P. Aiuto a fare fravacature, aiuto a fare l'idraulico, aiuto a fare pizzaio, facevo vicino a me, calle. Ma ci fatti chiudere questi riga, papà. Ma facevi come fare? Ma volevo fare fravacature. Perché è troppo sacrificante stare per pizzaio, ma se ci dimmo forse, non ci facevamo più figli o saggi.